Il digital divide, il divario tecnologico che separa i paesi poveri e i paesi ricchi del mondo, ma adesso c'è un ponte che può superarlo. L'Africa a portata di sguardo. 500 ragazzi delle scuole romane in videoconferenza con il Camerun e i campi profughi del Sahrawi mettono le fondamenta per un ponte digitale, il Digital Bridge, che sta unendo gli studenti dei due continenti. Non me l'aspettavo talmente critica, diciamo, la situazione. Una cosa che mi ha colpito del, questo incontro è stato vedere condizioni in cui questi ragazzi lavorano, non hanno delle infrastrutture come le nostre, ma lavorano per cercare di migliorare le loro condizioni. Grazie al progetto, 4 licei del Camerun studiano italiano e informatica sul web. Altri giovani imparano a costruire pannelli fotovoltaici sotto la guida dei loro amici dell'ITIS ERZ di Roma. Queste sono solo alcune attività del progetto coordinato dalla Fondazione Mondo Digitale, che ha emozionato tutti i ragazzi che vi hanno preso parte. Noi siamo stati a contatto con le famiglie, abbiamo vissuto nelle loro case, ci hanno accolti con grandissima gioia, con tanto entusiasmo. L'amicizia, insomma, è il primo ponte, forse non digitale, ma di sicuro molto reale.